sicuramente ci sarà spazio anche per me, come quest'anno che mi sono tolto molte soddisfazioni. Un ottimo Milan che va in vantaggio per un calcio di rigore, per questo fallo subito da Maldini. Rigore netto a mio avviso, molto, molto evidente, e qui poi Van Basten che non li tira più con grande sicurezza, anche i grandi giocatori sono uomini e possono sbagliare anche loro, quando sbagliano due o tre rigori poi non hanno più la sicurezza di prima. 23esimo gol comunque per Van Basten, e qui Gullit, grandestro il suo sul fondo. Andiamo al secondo tempo, Donadoni, poi Gullit vince un rimpallo al limite dell'area, si accentra molto bene e di sinistro batte Gregori per il 2-0. Qui è stato fortunato nel primo contrasto, poi dopo l'esecuzione è stata splendida, tiro violentissimo, radente, imparabile. Esce Albertini, entra Simone e Simone si presenta così colpendo la traversa. E poi entra Ancelotti, entra al posto di Gullit, e per Ancelotti c'è la possibilità di disputare una gran partita, di realizzare due gol. Qui abbiamo visto una grande opportunità per Van Basten. Poi c'è questo tiro di Simone e ancora la parata di Gregori. Corner di Massaro, Rijkaard all'indietro per Ancelotti, destro tagliente per il 3-0. Tiro violentissimo, per questi giocatori ci vorrebbe l'elisir di lunga vita, sono dei grandissimi giocatori che sono anche di esempio per gli altri, è veramente una grande soddisfazione che meritava. Ruba palla poi a Stojkovic, Ancelotti, grande freddezza, sicurezza, piatto destro, 4-0 e doppietta per lui. Doppia soddisfazione, un grande gol anche questo, col suo agonismo e con la sua caparbietà ha rubato questo pallone, arriva davanti al portiere, grande freddezza perché è ancora fresco, e piatto destro a spiazzare Gregori, gran gol. L'ultima possibilità è per il Verona, c'è Serena che potrebbe realizzare, ma Rossi esce sui suoi piedi. Poi l'invasione di campo per festeggiare il 12° scudetto dei rossoneri. Vincere divertendo è sempre stato il motto del Milan, un Milan che naturalmente non ha voluto smentirsi nemmeno oggi. Un 4-0 con una doppietta di Ancelotti, grande festa prima della partita e grande festa alla fine all'urlo di campioni. Beh, penso sia stato il grazie più bello ad un pubblico che non vi ha abbandonato mai, e tu ne sai qualcosa, Tasso? Sì, avremmo voluto ringraziarli noi, ma non c'è stato possibile alla fine della partita perché c'è stata l'invasione di campo. Volevamo fare un giro di campo per ringraziare un po' tutti, non ci siamo riusciti, speriamo di poterlo fare martedì, ma loro sanno quanto noi gli vogliamo bene, c'è un rapporto stupendo fra la squadra e i tifosi, e martedì vedremo di ringraziarli. Senti, tu sei uno dei vecchi della squadra, che sapore ha questo scudetto? Le hai vissute un po' tutte in maglia rossonera, che sapore ha questo? Sapore come tutti gli scudetti, insomma, credo. Era importantissimo dimostrare che non eravamo finiti, come si diceva in giro all'inizio del campionato. Ci siamo riusciti, abbiamo fatto benissimo, siamo ancora imbattuti, e direi che abbiamo strameritato questo scudetto. Capitano, per qualcuno oggi è stata l'uscita forse di campo forse più bella e anche più lunga. Sì, oggi credo che abbiamo fatto bene per la gente, per i tifosi, credo che sia riuscito così. L'ultima partita in casa volevamo farla nel migliore dei modi e ci siamo riusciti. Senti, emotivamente com'è stata? Ma all'inizio, quando siamo usciti dal tunnel degli spogliatoi, così, ho avuto un po' di brividi, ecco, perché questo cornice di pubblico, questo cantare della gente, ci ha rabbrividito un po'. E credo che questo faccia, che questo Milan sia davvero parte di tanti di noi, fa parte della nostra storia, della nostra Milano, di tutto ciò che ci appartiene, a cui teniamo molto, e speriamo che possa continuare ad appartenerci, e speriamo di poter ancora celebrare tanti.